Sebastiano Benegiamo, pittore fiorentino. Noi la consideriamo come uno degli artisti viventi e operanti nella scena fiorentina. Ci può raccontare come si svolge la sua giornata? Di solito mi sveglio verso le 4 del pomeriggio o alle 1, dipende, gli orari sono quelli. Poi guardo un po' come gira la giornata, insomma. Molto, molto libera. Lei è pittore, però io vorrei sapere qual è il suo rapporto con la musica. Beh, la musica, guarda, ci pensavo prima. A volte mi piacerebbe essere un pezzo di musica a me. Ci sono dei momenti musicali che penso siano, non lo so, siano qualcosa di, non lo so, per cui vale la pena di vivere, ecco. Cosa ne pensa della sua generazione? Ma la mia generazione sicuramente è una generazione che ha vissuto con difficoltà, diciamo, secondo me, e vive con difficoltà tuttora, il presente. So che lei scrive la poesia, ecco, perché la poesia è utile secondo lei? Beh, è un po' simile alla risposta della musica, credo. Cioè, qualcosa che comunque, non lo so, permette all'uomo di andare oltre, diciamo, anche la tragicità della vita, i problemi che la vita ti pone quotidianamente. Qualcosa che a volte può anche esaltare, però può anche semplicemente raccontare l'essere umano nella sua essenza a volte, no? Quindi è così, è un mezzo di comunicazione fondamentalmente. Le piace di più il lampredotto o il tofu? E ci spieghi il perché, lei è un fiorentino. Beh, io sono vegetariano, quindi la risposta è piuttosto semplice. Devo dire che come gusto mi piace più il lampredotto, ecco, nonostante io sia vegetariano, però sicuramente mangerei il tofu, il che rientra nella mia filosofia. Beve, e se sì, qual è il suo drink preferito? Ma io non bevo, tendenzialmente sono astemio. Lei non ha un drink preferito? A volte la cedrata. La cedrata, vabbè, soprattutto al bar di via San Gallo, lì la cedrata è ottima. Non so perché, hanno una cedrata molto particolare. Il bar di via San Gallo è un bar che lei frequenta spesso? Sì, per la loro cedrata, ovviamente. Comprensibile. Che rapporto ha con l'acqua? Guarda, mio nonno mi ha sempre detto che io personalmente ho un cattivissimo rapporto con l'acqua. E so perché lo diceva lui, ovviamente, però effettivamente non so, sarà un caso, forse. Cioè, anche questa è una cosa a cui ho pensato, poi non so se ha importanza o no. Io sono Capricorno, va bene? Ascendente Ariete, il che significa che sono un segno di terra in entrambi i casi. Devo dire che io sono una persona che quando va al mare di solito sta sotto l'ombrellone. Quindi non lo so, non ho un rapporto molto libero. E questo poi ha anche delle conseguenze probabilmente nel mio modo di essere in generale nella vita, insomma. E è così, però ecco, per esempio il mare, mi piace moltissimo guardare scorrere il mare, ascoltarlo. C'è un passo di Bukowski in cui lo scrittore si preoccupa del tagliarsi le unghie e si chiedeva se Beethoven si tagliasse le unghie. Ecco, lei se le taglia le unghie? Io di solito me le mangio le unghie. Nel senso che le mangio per non usare le forbici, però, non perché sono un accanito di unghie. Diciamo, non ho tempo per tagliarmi le unghie, forse, quindi me le mangio.
La gallina penso abbia gli sia piaciuta questa mia affermazione. Che ne pensa del lavoro? Il lavoro può essere anche benefico, secondo me. Può fa non lo so, io ho sempre pensato, da persona che non vuole lavorare, ho pensato che comunque a volte faccia proprio bene all'uomo, insomma. È anche vero che tutti gli animali fondamentalmente un po' lavorano, quindi probabilmente è semplicemente un aspetto della vita che, se preso nel verso giusto, nel modo giusto, senza le costrizioni che lo rendono schiavitù, ecco, in quel caso lì è semplicemente un aspetto della vita, insomma. Marilyn Manson o Padre Pio? Io credo che Marilyn Manson e Padre Pio fondamentalmente forse sono la stessa persona. Ci spieghi. Nel senso che sono... sono, diciamo, la stessa faccia di una faccia senza medaglia. Si definisce un attivista o un sonnolone in politica? Un sonnolone? Sì. Ma esiste nel vocabolario questa parola? È un neologismo. Ah, un neologismo, ok. Ma probabilmente in politica sarei definito sonnolone, sicuramente, senza ombra di dubbio. Non sono un attivista, sicuramente. Anzi, devo dire la verità che la politica tendenzialmente mi annoia, sinceramente. Mi potrebbe spiegare che cos'è per lei l'ozium? Beh, dipende. Secondo me esiste un ozio, diciamo, buono e un ozio negativo. L'ozio negativo è quell'ozio annoiato, l'ozio che depressivo, che non è, diciamo, un godere del momento d'ozio, ma è più che altro un ozio quasi inerte, no? In cui non hai alternativa, non so come dire. Mentre l'ozio, quello buono, non lo so, credo che per esempio per un poeta l'ozio sia uno dei momenti più importanti della propria creazione, perché è il momento in cui il pensiero è rilassato e quindi è capace di comunque di sviluppare pensieri sciolti, no? In qualche modo. Quindi l'ozio in qualche modo dipende dal caso, ecco. Bene, da questo una divagazione. Che ne pensa del Corpo sciolto, una canzone di Benigni? Penso sia geniale.